veramente pochissime cose di precostruito, cioè come se nell'aula, nel circolo di discussione che si viene a creare con il gruppo di bambini, si potesse fare riferimento a pochi paletti che rappresentano il contenitore dentro cui creare la discussione e portare fuori con i bambini di volta in volta un senso diverso rispetto a quello che è lo stimolo iniziale. L'esperienza che ho affrontato al 29° circolo di Napoli è stata un'esperienza certamente particolare, molto intensa da un punto di vista educato, di un'esperienza che è durata circa 3 mesi, con le 6 prime classi, quindi tutte le prime di questa scuola che è la Luigi Miraglia di Napoli, con bambini quindi di 6 anni. Il progetto che è stato, ho denominato il gioco del filosofato, è durato per ogni classe 3 incontri, ciascun incontro della durata di 2 ore, in cui si è fatta attività filosofica. Diverse, in un primo tempo con il gruppo classe sistemato in modo circolare leggevamo una fiaba nel primo incontro, nel secondo incontro ho proposto la visione di alcune immagini, nel terzo abbiamo drammatizzato dei racconti, delle fiabe, ogni volta la seconda ora era dedicata a in qualche modo la rappresentazione grafica o come dire in 3D in qualche modo, cioè i ragazzi attraverso i materiali che venivano loro offerti costruivano sulla base del tema dominante che era emerso durante la discussione la rappresentazione personale di quello che loro avevano vissuto. Ovviamente tutto questo era come dire inframmezzato da un tempo appunto di discussione di gruppo e in cui il mio ruolo era semplicemente quello di facilitatore della comunicazione, dello scambio delle opinioni tra i bambini. L'ultima parte, cioè diciamo gli ultimi minuti delle 2 ore di ciascun incontro, è stata dedicata a una fase secondo me particolarmente importante, che era quella della valutazione e della autovalutazione del lavoro fatto di volta in volta, sia da un punto di vista in qualche modo elaborativo, cioè mentale, cognitivo, anche un po' di giudizio, seppure noi cerchiamo sempre di evitare, no? Di come dire, evitare questa dimensione del giudizio e del pregiudizio, però a volte incontrarla e scontrarsi con questo ci permette anche di gestire meglio questa stessa dimensione. Quindi ho proposto ai bambini una valutazione del lavoro fatto, della conduzione stessa, che era stata ovviamente fatta all'opera mia, del loro modo di sentire e di gestire il lavoro, dell'interesse per il tema che era emerso e in una parte finale anche una valutazione emotiva, cioè in qualche modo ho chiesto ai bambini attraverso delle immagini, no? Che per loro sono molto familiari, cioè le classiche faccine, di scegliere lo stato emotivo che maggiormente poteva rappresentare il modo in cui loro si erano sentiti durante la discussione. Tra tutte le possibili faccine io ne avevo scelte 6, rabbia, felicità, tristezza, meraviglia, stupore, allora rabbia, felicità, tristezza, meraviglia, adesso mi sfuggono le altre due, vabbè, comunque erano 6, perplessità, cioè molto importante questa, cioè lo stato in cui non capisco, sono confuso, non so cosa sta succedendo intorno a me, e con piacere, infatti anche con stupore, ho potuto poi verificare che la maggior parte dei bambini sceglieva la faccina della meraviglia, cioè quella con la lampadina che in qualche modo ti indica che ho avuto un'idea. Qualcun altro, in base allo stato emotivo, sceglieva la tristezza, qualcun altro la rabbia, pochi per la verità, ma quei pochi sono stati significativi perché in qualche modo sono le minoranze, no? Che ci permettono di modificare poi il corso del nostro.
nostro operato e di renderlo un po' più interessante, e quindi in base poi al feedback che abbiamo avuto da questi bambini, man mano abbiamo aggiustato il tiro rispetto alle proposte che venivano poi fatte alle classi successive. Questa esperienza è stata particolarmente interessante, dicevo, sia per il valore di questa parte conclusiva, no? Dell'autovalutazione, di quello che i bambini di 6 anni sono riusciti a costruire come immagini mentali, autorappresentazioni, e quello che è stato un po' il dialogo che si è venuto a costruire in ogni gruppo classe. Io chiedevo loro di rispettare 3 regole: l'ascolto, la parola, in qualche modo senza costrizioni, ma sapendo che c'era la possibilità di poter parlare liberamente, di esprimere il proprio pensiero, assumendosi la responsabilità delle parole che vengono espresse, e il rispetto del turno, che con i bambini a scuola è una cosa molto complessa, no? Tante volte, anzi credo che spesso l'insegnamento, no? La fatica che si fa a portare i bambini in una dimensione un po' educativa è anche quella di mettergli dei paletti rispetto al rispetto dell'altro quando si parla, quando si ascolta. Vorrei fare 2 commenti su questo, rispetto proprio all'esperienza. Se dovessi dire, al di là in qualche modo di quella che è stata la piacevolezza, no? Dell'esperienza e la ricchezza personale e professionale rispetto al lavoro con i bambini, mi sono sorti vari interrogativi. Innanzitutto, in qualche modo, la difficoltà in quanto adulto di stare con i bambini. Io vengo da un mondo in cui sto molto con i bambini, no? Mi occupo di psicologia evolutiva e dell'adolescenza, ma il mio stare con i bambini nel mio settore, come dire, d'origine, diciamo così, è uno stare un po' diverso, non ha a che fare con la formazione, no? Del bambino, in qualche modo ha a che fare con la cura e con la cura di qualcosa che crea disagio. Invece riuscire a stare in un gruppo in qualche modo cercando di rispettare quello che è il linguaggio del bambino, quello che è l'interesse del gruppo di bambini, proponendo una metodologia che possa aiutarli a pensare. In qualche modo lancio anche un po' una provocazione su cui una cosa su cui ho riflettuto durante il corso di questa esperienza. In qualche modo è davvero possibile, come dire, arroccarsi il diritto di dire insegno a qualcuno a pensare. Cioè è una cosa abbastanza complessa, no? Che ci fa stare su una dimensione molto adulta e che a volte se non riusciamo a tenerla ben gestita, no? In modo ad afferrarla in modo saldo, ci può far perdere di vista poi quello che è il vero interesse dei bambini. Mi chiedevo per esempio perché questi bambini dovrebbero essere interessati alla filosofia, no? Come penso ce lo siamo chiesti un po' tutti, no? Qual è il modo, quali sono i termini, qual è il modo, come posso incontrare l'interesse, per esempio nel caso di questa esperienza con Fabio nello specifico, di bambini di 6 anni. E qui, per esempio, oltre al linguaggio, oltre alla scelta di una terminologia molto diversa da quella che sto usando adesso, la scelta della rappresentazione grafica, la scelta della manipolazione degli oggetti, la scelta in qualche modo anche di tematiche che possono essere in linea con quella che è il loro interesse. Per i bambini di 6 anni questo era abbastanza semplice, in qualche modo si sta sulle fiabe, si sta sui giochi, si può stare anche sui personaggi di alcuni cartoni animati particolarmente come dire, simpatici, no? Per gli adolescenti o per i ragazzi che sono in una fase puberale invece ci troviamo di fronte probabilmente a difficoltà anche di rintracciare degli epigoni. E credo che questa rappresenta sempre in qualche modo la sfida del metodo filosofico, cioè di utilizzare un
ragione e riuscire a stare in una posizione da un lato di assenza di giudizio e dall'altro lato di sospensione delle risposte.